Abbiamo iniziato, siamo qui con la nostra amica Cuore e Monica di supporto. Ciao Ciao. entrambi. Iniziamo. Faccio questa induzione classica a te, Cuore, e intanto Monica ci ascolta. Inizia a concentrarti sul tuo respiro. Inspira. Ed espira al ritmo che più ti piace. Inspira. Ed espira. Ora parte il conteggio. Conterò da 10 a 1. E mentre conto, cuore, ti lasci semplicemente andare. Ascolti la mia voce. Ti concentri sulle cose che dico. E svuoti completamente la tua mente. Dieci. Nove. I tuoi piedi ora iniziano lentamente a sprofondare. Li senti sempre più pesanti. Iniziano a sprofondare nel letto. Giù, giù. Lentamente. Otto. La pesantezza dei piedi inizia la sua corsa lungo le tue gambe, prende gli stinchi, i polpacci, ginocchia e si ferma qui. La parte bassa delle tue gambe, dalle ginocchia in giù. E i piedi ora sprofondano e sono molto pesanti. Sette. La corsa ricomincia, la pesantezza ora sale dalle tue ginocchia, lungo le gambe, la parte anteriore della coscia, posteriore, laterale esterna, laterale interna e arriva fino ai tuoi fianchi. Tutto è pesante. Sprofonda. Lentamente. I
inesorabilmente. Pesante. Sprofondi. Piedi, ginocchia, fianchi. Sei eventuali rumori o movimenti attorno a te, o che sentirai in cuffia, cuore. Da adesso, da questo momento in poi, non ti distraggono, anzi, ti portano sempre più in profondità. Ti rilassano ancora di più, come una ninna nanna. Ti accompagnano dolcemente in giù. 5. Ora la pesantezza sale dalla tua vita, dai tuoi fianchi. In onda con una rilassatezza dolce e piacevole, il tuo ventre ed il petto, che ora senti pesanti. Leggeri, pesanti. È una pesantezza dolce, quasi una coccola. 4. Spalle, le braccia, le mani sono colte da una pesantezza improvvisa e piacevole. Vanno giù, giù, tutte le dita delle mani, i polsi, l'avambraccio, il gomito, il braccio e la spalla, destra e sinistra. Pesante. La pesantezza di quasi tutto il tuo corpo raggiunge anche la tua schiena, che ora diventa pesante, sprofonda nel letto e dolcemente
porta con sé tutte le altre parti del tuo corpo che già sono pesanti e rilassate. Il collo, la testa, pesanti, anch'esse sprofondano, pesanti. Pesanti. Bene, cuore. Adesso conterò da 1 a 3 e al mio 3 andrai in un posto a tua scelta. 1, 2, 3. Dimmi dove ti trovi. È tutto buio al momento, però sento il mio cuore che batte molto forte e quindi la mia attenzione continua ad andare sul mio cuore. Segui il suo ritmo. Il tuo cuore si chiama come te. Concentrati su questo ritmo. Entra in questo ritmo. Entra con l'occhio della tua mente nel tuo cuore. Dimmi come lo vedi. Mi sembra di vederlo rosso, che pompa il sangue. Lo vedi come un organo? Sì, è come un organo. Prova a vederlo come un centro energetico. Lo vedi? È una sfera luminosa.
Faccio fatica al momento a vederne il colore, però. Tu la vedi questa sfera, Monica? La vedo una sfera a spirale, bianca e gialla. Come la buccia dell'arancia velata a spirale, tipo? Esatto. Fatta di due spirali, bianca e gialla, hai detto? La vedi cuore, così? Sì, la vedo più appunto sul bianco, però la spirale ancora non sono riuscita a vederla. Luce, una cosa. Prima, quando ho iniziato a contare, all'inizio proprio, continuavo a vedere una scintilla alla mia destra in cima, che continuava a manifestarsi, diciamo. Ottimo, andiamola a Però non so. conoscere. Vai da questa scintilla. Andiamola a vedere da vicino. Non ti Vediamo se voglio. ricompare, ecco. Cercala. Se vuoi, torna con la tua mente al punto del conteggio in cui l'hai vista. Chiamala, parlaci. Toccala, non ti voglio condizionare, interagisci come meglio credi con questa scintilla. La vedi? In questo momento non riesco più a vederla, però. La vedi, Monica? L'avevo vista durante il conteggio in una panoramica più ampia, nel senso che avevo visto cuore sotto forma di una sirena dentro al mare, avevo già visto il suo cuore, lei che appoggiava al cuore, una neonata, che è lei stessa poi. E avevo visto in alto tipo un paracadute che l'agganciava e che l'avrebbe portata verso la sorgente, la scintilla e la sorgente. Mentre Monica parlava, cuore, tu cosa hai sentito, visto? Sento che in qualche modo ci devo sicuramente prestare attenzione e, Alla scintilla. alla scintilla e che il mio cuore è come se fosse connesso a questa cosa qua. Quindi batte forte. Sì, Monica ti dice, Sirena, tu la vedi? Sì? Vedo una sirena, una raffigurazione di questa sirena che potrei essere io, però coi capelli lunghi, che accudisce una parte molto profonda di me, con molta dolcezza e purezza. È la parte eterica, Monica. La vedo la parte, cioè lei bambina, da quando è neonata. Vai a quel momento, cuore. Sei neonata. Sento che sto abbracciando questo momento.
Mentre lo abbracci, ascolta quello che ti dice Monica. Vibrazione di cuore. Quando ci stava parlando, prima era 16 miliardi, adesso 86. Consapevolezza. 189. Anima. 58. Vite. 1001. Cervello. 10. Suscettibilità ipnotica. 8, sta crescendo. Attualmente 87. Ok. Al 100% sei tu. Giusto? Sì. Ok. Ti senti salire, cuore? Riguardo a prima, vedo questa bambina che è molto, molto gioiosa, molto, molto solare. E ride. Questa neonata è molto bello da vedere. Mi emoziona particolarmente. E siete in due, emozionate. Bene, piangi. Se vuoi, emozionati. Stai vedendo te da bambina, la tua bambina interiore allo stesso tempo. Sprigiona un'allegria, una gioia fuori dal comune. E con questi gesti cosa ti dice? Mi comunica ridendo. Mi comunica con tutta la sua gioia, senza per forza dire un qualcosa. E mi dice che sono bella, meravigliosa. Monica. Cioè, io sono viva, io sono immensa, noi siamo vive, noi siamo immense. Come si chiama Monica questa bambina? Cuoricino. Mi sta vibrando la testa. Bene. A quanto è la vibrazione, Monica, di cuore? 280. Ok. Con questi 280, cuore, vai al sogno dell'autolesione col coltello. Ti tagli, pungi il polpastrello, pollice o indice della mano sinistra con il coltello che è nella mano destra. La ferita implode, non c'è sangue. Cosa succede quando sei lì? Dimmelo. Sento qualcosa attorno a me in quell'istante in cui succede tutto ciò, di non prettamente benevolo, qualcosa che mi infastidisce attorno, che mi svolazza attorno, non saprei. Quindi
È un abduction, secondo te, a cuore? Potrebbe esserlo perché una delle prime impressioni che avevo avuto anche prima di questo momento era anche questo, però non ero certa. Adesso però sento un po' di più questa presenza o più che continuano a girarmi attorno, che mi infastidiscono. Monica. Allora, non la riesco a vedere in termini di un abduction, ma la vedo in termini di una nuvola che in questo sogno è molto forte per lei, quindi lei la sente svolazzare intorno. Ed è la sua interferenza eterica. Dietro la nuvola c'è Zeus. Vediamole queste interferenze, Monica. Se ci sono, iniziamo con le eteriche. Zeus. Sì, questa nuvola che Zeus utilizza per non farsi vedere chiaramente da lei. Un piccolo pipistrello del secondo universo e basta. Il Che pipistrello, sì, l'avevo visto, avevo percepito qualcosa che volava, tipo di alato, quindi sì, è vero. esatto. Entità mentali, Monica, sono molto difficili, cuore, però se tu vedi qualcosa, interrompici. Allora, è un'entità mentale che ha allo stesso tempo la sua grandissima potenzialità e opportunità, però ha anche l'aspetto oscuro e si chiama verità e comunione. Lei ha proprio questa tensione fortissima, sia verso ciò che è vero, ciò che è giusto e la comunione, l'unione. Diventano quasi per lei una specie di assillo. Lei li vuole assolutamente a tutti i costi. Però alle volte si infila in circostanze che sono esattamente l'opposto. D'altro canto, queste circostanze che sono l'opposto la aiutano per comprendere meglio qual è il vero significato della verità, come ottenere la verità. Come raggiungerla. E quelle situazioni in cui di fatto la comunione non c'è e quindi lei a volte prova ad ottenerla a tutti i costi, la comunione. Sia per esempio in questa condivisione della casa col padre, che lei continua, no? Lei prova comunque ad avere questa comunione. Sia per esempio nella recente relazione che lei ha portato avanti nel tempo, perché a tutti i costi lei la voleva una comunione, ma l'aveva cercata nel posto e nella persona sbagliata. valore. Direi tre. Come vedi questa cosa, cuore? Io sentivo una cosa simile, nel senso che sentivo come se ci fosse un qualcosa che io non cerco di raggiungere, ma non riesco in questo momento. Ci provo con tutte le mie forze, ma mi viene complicato. E quindi si sposa benissimo con quello che ha detto Monica. Io aggiungo che tra l'altro il suo progetto, a proposito di quello che appena lei ha detto, si chiama Casa di Barbie. Sai che è un po' il sogno quasi irraggiungibile di molte bambine, no? Che non la vorrebbero tanto la casa di Barbie, ma in poche non la riescono ad avere. E quindi vedo proprio questo in cuore, la volontà proprio di raggiungere un qualcosa, che è un progetto, che è uno stato d'animo. Che è una situazione di vita e che non riesce ad avere. Basta una sola. Sì.
Al momento sì, sento anch'io solo questo. Ci sono degli impianti cuore, che li vedi? Prima sentivo un qualcosa, mentre mi batteva forte il cuore, sentivo anche una sorta di tensione, a livello dell'addome. Quindi tutta quella parte lì dell'intestino magari un po' tesa. Monica? L'impianto io lo vedo all'inguine destro, che è poi stato anche il responsabile, no, di questo disallineamento dell'anca destra e che sale su come azione, verso l'intestino. Bene, cuore, vai a un sogno sessuale di quelli che hai fatto. Lucia, in questo momento sono un po' influenzata perché in uno dei sogni c'era anche la tua presenza. Qualcosa che magari prendeva le tue sembianze, non ho idea del perché. Chi era Monica? Qua mi fa vedere per esempio il pipistrello. Ha preso le mie sembianze? Come ha usato, nel senso, io non l'ho autorizzato. Tu no, e sa che anche è difficile avere accesso a cuore. E quindi ha scelto proprio un personaggio, in questo caso, a cui lei avrebbe aperto le porte. Che le ispirava fiducia. Certo, uno dei pochi uomini che le ispira fiducia. Andiamo a un sogno cuore in cui sei soggetta a minzione. Ce ne sono tanti in realtà, ma quello che continua a spiccarmi di più è uno in particolare dove è molto particolare, nel senso che sono in questo bagno e quello che fuoriesce, diciamo, è sembra quasi aranciata, non saprei dirti, ma arancione quasi fluo, è una cosa molto strana, nel senso che non è il colore originario. Ma è molto marcato come colore. E non so, potrebbe essere sempre dettato da qualche sorta di abduction, perché in questo caso è veramente strano. L'hai fatto tante volte. Sì, esatto, questa cosa ricorrente, però del colore no. Questa cosa di andare nei bagni pubblici, sì. E a volte sentivo anche che mi in uno dei sogni che magari si potrebbe essere collegato, sentivo che mi infilavano qualcosa, non so perché. Quindi potrebbe collegarsi a una sorta di abduction. Ai genitali. Sì. Avevi poi il problema, come dire, nella realtà anche, quindi. Allora, ricordo che nella realtà mi veniva magari spesso la candida per una situazione anche di stress, ma potrebbe essere anche collegato a questo, comunque delle infiammazioni alle parti intime. Quindi potrebbe essere collegato, sì. Però no, la pipì a letto. No, quello no. Che poi non, cioè, succedeva solo lì a letto, non succedeva. Monica, è un abduction? Sono abduction. Allora, sì, ricollegandosi ad una parte della sua vita quando lei era bambina e che non abitava all'interno di una casa, credo di un istituto, forse c'è stata una parentesi Sì. così.
Sì. nel quale c'erano proprio dei problemi legati a questo, nella gestione della pipì, per varie ragioni. Non ho capito se c'erano degli orari in cui poteva andare in bagno, se lei aveva proprio difficoltà, a capire quando le scappava. E sono state da lì, per esempio, lo spunto per le prime abduction di quel genere lì, perché lei aveva già un'associazione traumatica rispetto, al fare la pipì. Quante sono state, secondo la tua visione, Monica? Secondo me sono avvenute anche durante l'adolescenza queste cose. E poi adesso, perché ovviamente lei cerca di liberarsi completamente, no? Lei cerca davvero di diventare Dio a tutti gli effetti. Io ne vedo almeno 30. Tu quante ne hai percepite, cuore? Durante l'infanzia? In generale, questi sogni con la dominante soggetto pipì. Forse 10. Mi viene in mente anche ogni volta il numero 5, ma al momento non so perché, però è un numero che mi assilla ultimamente. Non, mi viene in mente continuamente quando c'è un qualcosa che mi chiedo. Però. Monica, cos'è 5? A me ha detto 5 sensi per arrivare al sesto senso. Cuore, cerca il sesto senso. Chiamalo. È già dentro di te, nascosto, coperto, impacchettato. Sento un senso di pace. E credo che risieda proprio nel mio cuore. Lo sento proprio in profondità. E c'è una serenità incredibile. In mezzo al cuore. Come lo vedi adesso il cuore? Sempre solo bianco? No, molto più colorato. Si avvicina quasi al fucsia per assurdo. Colori molto vivaci. Ma dà una sensazione meravigliosa. Monica. Continua a venirmi un gatto. A un certo punto c'era il gatto acciambellato. È molto legata al suo sesto senso, il gatto. Beh, lei ha fatto anche sogni con gatti e macchine. Yeah. Macchine automobili, intendi? Esatto, alla guida c'ero sempre io. Gatti invece li ritrovavo sempre tanti, diversi, in diverse situazioni, che siano nel mio balcone, che sia in un sogno. Diverso, quindi Gatti un non altro. tuoi che ti parlano, ti guardano, che Sì, mi fanno? guardano, stanno con me, Ti vengono mi incontro? si fanno accarezzare e stanno tutti con me, mi tengono compagnia. Chiamiamoli tutti, Monica.
davvero tanti. Sono sempre molto singolari le sessioni. Tra non molto ne faremo una in cui c'è l'accumulo di gatti. Cat hoarding, cioè accumulo compulsivo di gatti. Chiamiamoli tutti con le loro code alte, dritte. Posso dirti una cosa? Dimmi. Allora, che la sua PS si chiama Duchessa e la PE si chiama Romeo. Sono tantissimi. Non si può neanche contare il numero, cioè è indefinito praticamente. Sta nascendo una sessione molto particolare e adesso io chiedo a Monica se esiste la fiamma di cuore. Quando il cuore ha detto sono tantissimi, io li ho visti arrivare da tutti i vicoli di una certa città. E tra questi vicoli ho visto la sua fiamma. E Come gatto? sì, aveva le Non sembianze di mi un sento più. gatto. Come cuore? Ci senti? Aspetta, aspetta. Io ti sento e ti vedo. No, è possibile. Lucio, non vi sento. Ti sento e ti vedo. Siete bloccati. È caduta. Ah. La reinserisco. No, sei? Ci senti? Sì, ora sì. Benissimo. Vai, rimettiti giù. Non so cosa era successo, ma si era bloccato tutto. Lo vediamo. Fai dei tre grandi lunghi respiri. Come se stessi dormendo. Sei andata in bagno, fatto le tue cose, sei ritornata a letto e ti sei rimessa a dormire. Primo respiro. Secondo. Terzo. Continua con i respiri e intanto Monica mi dici cosa è successo. Alla fiamma è caduta la connessione. Mi ha fatto vedere come una specie di ondata di tsunami costituita dall'energia del passato, che non voleva farle vedere la fiamma, non voleva darle la possibilità di questo futuro. Chiamiamo in un cinema speciale tutte le fiamme che si sono trovate. Una sorta di tifo per cuore. Come le vedi, Monica, e come senti l'energia? Come se si fossero divisi in due spalti. Ce ne sono, c'è uno spalto in cui ci sono quelle più sagge, più tranquille, e l'altro spalto sembra proprio una tifoseria, molto animata.
che vuole proprio sostenere tantissimo cuore. Vedi anche delle fiammette conosciute? Sì. Sono le animate o sono le calme? Un po'. Sì, ce ne sono alcune anche storiche proprio. E cuore dov'è? Davanti a loro ed è come se volesse carpire in qualche modo il segreto da una parte e dall'altra, dalla parte della saggezza e dalla parte in cui c'è più fervore. Va bene, cuore ama il palcoscenico. Siamo in uno stadio allestito. A concerto, c'è un palcoscenico centrale. Cuore in mezzo. È a suo agio. Moltissimo. Sono le fiamme esagitate e le fiamme sagge. Richiamiamo quello che tu hai visto, Monica, nel vicolo. È un timido. Un bel ragazzo, alto, spalle larghe. Sento la mia testa vibrare. Mi sembra anche lui chiaro di capelli come lei. Cuore ci parlava della legge della creazione. La sta creando. Vediamo cosa crea. Cosa crea il cuore? Tutta questa scena la vedi? Sì, mi viene in mente un ragazzo. Non lo so, non so se potrebbe essere lui, ma un ragazzo che ho visto, credo, dal veterinario. Non lo so. Visto. L'hai già visto, sì. In questi giorni. Per la gatta che sta male. Mi era molto, sì, non so se è lui, ma c'era questo ragazzo che mi attraeva particolarmente. Era molto alto. Aveva un cane e ha visto la mia gatta. E gli ha fatto, cioè gli ha detto qualcosa. Monica, la Era gatta un. è stata male per questo. Loro, cuore e la gatta sono in empatia incredibile. E questa gatta è come se fosse sempre un po' al suo servizio. E lei E aveva meravigliosa. bisogno, sì, di far realizzare un incontro. Così giovani, già la fiamma? Si può, eh? Allora, non riesco a dirti se è proprio lui la fiamma, perché me l'ha fatto vedere, sai che cosa? Me l'ha fatto vedere della sua città, per certi aspetti all'opposto di lei, che tipo non salirebbe mai su un palco, non si sentirebbe mai, no? Così a suo agio come fa lei, però estremamente complementari. E che mi continua per esempio a dare le spalle più per, non so come dirti, per timidezza, per. Anche questa persona mi ha dato le spalle, poi dopo si è girato, ma per timidezza, infatti, non l'ho preso male.
Bene, io direi che il punto riguardante l'ex relazione turbolenta l'abbiamo trattato in questo modo. Vorrei solo chiedere a Monica la causa, diciamo, esatta. Eccoci tornati. Monica, cosa è successo? Dunque, prima la connessione è caduta quando ci stavamo avvicinando alla fiamma. Adesso, quando stavamo cercando di ripulire un certo tipo di approccio che il cuore ha verso le relazioni sentimentali, è come se vedessi tutta una serie di fiamme intorno. Che vogliono impedire a cuore questo suo elevarsi da quello che è sempre stato, da questa inerzia. Cuore, cosa mi dici a proposito di questo? Perché tutto, diciamo, lo vuoi tu, lo crei tu e lo fai tu. Allora. Credo che ci sia una parte di me che appunto vuole proseguire e portare a termine la mia realizzazione e successivamente poi pensare alla fiamma. Probabilmente potrebbe essere questo il motivo dell'accaduto, diciamo. Sono d'accordo, però è la modalità che forse Sì, è non. particolare, esatto. Non mi spiego neanche io in realtà questa cosa qua, al 100%. Giovane, iniziare con la fiamma non è quasi neanche un vantaggio, ecco. Quindi, piano piano. Tuttavia, è un'esperienza in qualche modo pulita questa. Sì. Monica, anche a destra e anche a sinistra le abbiamo viste. Intestino pigro anche, causa esoterica delle ovaie micropolicistiche. Dunque, diciamo questo, la sessualità per cuore è sempre stata ambigua. Non è cresciuta attraverso una serenità da quel punto di vista. Queste ciste all'ovaie stanno proprio a rappresentare questa superficie non omogenea. Lei ha ricevuto tanti messaggi contraddittori al proposito. Mi fa vedere quella che è sua mamma adottiva, che credo che si sia allontanata, no, da casa. Aveva degli scontri riguardo a questo con quello che è il padre adottivo, no, con cui adesso lei abita. E venivano trasmessi a lei a un certo livello. Cioè c'erano proprio delle questioni anche di ordine sessuale fra i due genitori che a lei sono passate proprio come una sorta di confusione e di perversione. E sono somatizzati nelle sue ovaie. Cosa mi dici cuore? Credo che quello che ha appena detto Monica sia perfettamente così, cioè
Proprio non potrei dirlo in modo migliore. Vai cuore adesso alla tua disavventura lavorativa con i capelli. Sappiamo cosa è successo, non lo ripetiamo. Guarda la situazione da un punto di vista energetico. Ti ustionano il cuoio capelluto. Sento un'interferenza, che è come se arrivasse come una lama tagliente, non so come dire. E crea questa situazione, un insieme. Allora, c'è un'interferenza predominante, ma non riesco a capire se sia mia o dell'altra persona, ma sembra più dell'altra persona. E la sento proprio come una lama tagliente che arriva all'impazzata e cerca di agire, però gliel'ho permesso comunque io. Non mi spiego perché. Cosa vedi, Monica? Allora, la lama tagliente io la vedo negli artigli del pipistrello che affondano proprio nel suo cuoio capelluto. E d'altronde io ho visto come lei ha accennato che chi le sta vicino, mi sembra una donna più grande, però ecco, non la ragazza, forse di cui lei ha parlato, una donna più grande, è come se desse un colpo di bacchetta a questo pipistrello per avviarlo verso questa azione sulla sua testa. Quindi di affondare nel cuoio capelluto i suoi artigli e di tirare i capelli e irritare tutto il cuoio capelluto. Tutto questo perché, Monica? Perché la Allora, testa, perché l'incidente, perché la causa che forse va avanti, tutte le grane. ma questa, guarda, è la sua entità mentale che abbiamo visto, verità e comunione, e che continua a girare sui due lati, il lato più oscuro e il lato più luminoso. Più tendenzialmente, per quanto possa sembrare paradossale, adesso io ne vedo il lato luminoso, perché è come se questa occasione le avesse fatto capire che lei può lasciare andare un certo tipo di lavori, e allo stesso tempo, oltre a questo tipo di indicazione, è il lavoro che lei fa per affermare la verità. Tanto è vero che lei sta riscontrando tanti problemi, no, nel portare avanti questa causa. È come se lei si dicesse la verità ha un prezzo da pagare per emergere. Io sono disposta a pagare questo prezzo. Poi nel tempo lei riuscirà a far emergere la verità senza dover pagare tutto questo prezzo. Però è, diciamo così, la transizione, ecco, che lei ha scelto di fare per portare luce, per portare la verità sulle cose, quindi su effettivamente anche la scarsa competenza di queste persone, ma anche la luce, la verità su quello che lei veramente può fare nella vita. Come ti ritrovi con queste parole, cuore? Trovo che sia la verità e che effettivamente è così, perché comunque è come se cercassi ancora di entrare in questi contesti per capire effettivamente che in realtà io posso avere comunque la meglio
su tutto, a prescindere da queste situazioni. È come se cercassi di affermare anche, no, chi sono, perché io so chi sono effettivamente, però effettivamente anche dalle persone che mi circondano è emersa anche questa cosa, quindi un riflesso magari, no, di ciò che ho interiormente, come se cercasse di affermare in qualche modo la mia identità. Attraverso anche una serie di situazioni del genere. Chi sei, cuore? Io sono sono il cuore, io sono il cuore, mi viene questo. Posso fare tutto ciò che desidero in realtà. Senza troppe limitazioni. Puoi creare tutto o puoi creare solo qualcosa? O niente? Posso creare tutto. Beh, hai fatto dei Cinivac. Cercali, se ci sono. Sì. La mia attenzione si sposta sempre verso i genitali, verso quella zona lì, tutta quella parte lì, intestino, genitali. Crea, cambia, sana, risana, guarisci, decidi. Scrivi la legge del tuo presente. Sto lavando via tutto ciò che c'è nel mio corpo, di non prettamente pulito, con un'onda marina. Spazza via tutto. Fluisce via tutto. Monica sorride, perché? Perché l'avevo vista dentro al mare. Dentro al mare con questa acqua salina disintossicante a tutti i livelli, non solo fisico, ma proprio psichico. È una sirena. Sto continuando a ripulire. Continua. Mentre lo fai, cosa fanno Duchessa e Romeo, Monica? E le leccano il viso. Mentre il cuore continua, Monica, qual è la causa esoterica di non avere amicizie serie di cuore? Lo sai che mi ha riportato a quel sogno in cui lei è a una festa e si isola, no? Per tagliarsi. E poi non esce questo sangue, no? Mi ha riportato come se lei non riuscisse a trovare le sue origini, come se non riuscisse a sentire da dove viene le sue origini. E questo fa sì che lei senta estranei intorno, perché lei l'ha detto giustamente. Ciò che è dentro, tanto lo rifletti fuori. Dicevi Non cuore? Scusa. è esattamente così, nel senso che sento proprio come se tutto ciò che ho intorno non è come se non come se veramente fossero persone totalmente strane. E le sento come dei
come dei contenitori in un certo senso, però spesso li trovo come contenitori anche vuoti e non riesco a trovare un contenitore che sia pieno. Sì. Dicevi Monica. Sì, quando lei si muove verso il sociale è come se fosse spinta dall'energia del passato, non dall'energia del presente. Quando invece lei si muove per se stessa, per esempio per portare avanti i suoi studi, per dedicare del tempo a se stessa, si muove con l'energia attuale. Questo è vero. Quindi questo fa sì che lei attiri verso di sé persone che hanno a che fare con delle problematiche del suo passato, proprio perché lei adopera l'energia del passato per rapportarsi agli altri. Mentre invece, per quanto riguarda tutto ciò che sta facendo adesso, sta proprio utilizzando un'energia giusta che la fa crescere, in maniera esponenziale. Ottimo, cuore, vai al tuo cluster. Ok. Cosa vedi? Vedo un manichino con un cappello da cowboy, non so perché. Però è come se fosse un fantoccio immobile, senza vita. Completamente inutile. Non mi serve a niente tenerlo lì. Allora, crea subito un portale definitivo, lo metti dentro, così non ci pensi più. Fatto. L'ho creato sempre con un'onda marina a cerchio che continua a muoversi. Poi cos'altro c'è? Forse una scrivania, mi pare. È un computer piccolino. Monica, come vedi il cluster di cuore? È un serpente che si morde la coda, quindi che sembra ovviamente un cerchio. Però poi analizzandolo più attentamente, è questo. Comunque ho fatto confusione con l'avatar. Sì, ma va bene, va bene. Ho ripulito, sì, la postazione lì dell'avatar. Vai al cluster allora, vedi cosa c'è. Guarda cosa c'è. Continuo a vedere del mare. Perché Monica vede del mare, la sirena, le onde? Il mare è proprio un elemento per lei ottimale, congeniale. E infatti ho visto anche quel cuore orgone trasparente che lei ha con dentro gli elementi marini, lei che lo porta all'orecchio, sulla guancia. Che si confida quasi, no? Con questo cuore mare, che sintetizza i due elementi, no? È un cuore e in più c'è il mare. Via tutto, avatar e cluster. Vai cuore, tutto nel tuo portale definitivo, onda. Un'onda si porta via tutto. Cosa resta al posto di tutto quello che non vuoi più?
cosa ci metti, cosa ci crei. Ci crea un bel ad eternum. Fatto di cristalli, una sorta di quarzo ialino, credo, che illumina tutto il cluster. Monica? Sì, l'ho visto fatto di tante bollicine d'ossigeno. Cuore, come senti la tua vibrazione? A quanto sta, secondo te? Proviamo. Duecentocinquanta miliardi. 350. Monica? Consapevolezza, cuore. Oggi mi viene troppo alto. Sui 400, però è veramente alto. Monica. Possono anche essere scale diverse, eh? 257. Ok, continuiamo con Monica, solo la PS. 64. Perché le scale sono diverse. Vite. 812. Capacità medianiche. 11. Era 10, è altissimo. Suscettibilità ipnotica. 98. Cuore è Dio, lo chiedo a entrambe. E anche molto di più. Cuore si deve preoccupare dei cini, VAC, che ha fatto. No, perché posso ripulire tutto, posso mettere in riequilibrio tutto. Monica, cuore deve, può andare avanti con la causa. Perché è giusto? Monica, cuore deve andare avanti con la carriera nello spettacolo. Eh sì, anche se alcuni aspetti li cambia, ma è sì la risposta. Lasciati un messaggio, cuore. Sicuramente ne hai passate tante, ma c'è un perché dietro a tutto questo. E sappi che puoi fare tutto ciò che vuoi, perché sei la creatrice per eccellenza di tutta la tua realtà. Non hai bisogno di niente per creare.
Perché è facile. E non può essere altrimenti. E il tuo sesto senso, cuore? È dentro il mio cuore. E sicuramente mi saprà guidare al meglio durante tutte le mie esperienze che mi creerò. Saprò fare la scelta giusta. Monica, messaggio finale di cuore a se stessa. Sono il genitore di me stessa. Genero e creo cose belle tanto quanto me. La vedi cuore, Monica? Tutta trasparente. Trasparente e brillante. Come ti vedi cuore? Sta fluttuando. Cuore, vedi Monica? Vederla no, ma la percepisco. La sento molto vicina a me. Va bene. Sei pronta a tornare? Abbiamo finito. Disconnettiti allora da tutto e tutti e ascolta la mia voce. Scombussolata ancora. Un pochino sì, è stato bello Diamoti qualche intenso. secondo. Monica, cosa ci vuoi dire? Cuore, Cuore. a mille proprio. Sì, sento il cuore comunque che ancora continua a battere. Beh, diciamo che cuore è molto brava, quindi è stata diversa dalle altre, non tante che abbiamo fatto, doppie, diciamo, dirette con supporto, perché era molto molto brava, molto veloce, capace, e quindi secondo me c'è stato un ritmo differente a cui forse non eri abituata, Monica. Esatto. No, è stato un bel viaggio che alla fine mi aspettavo, no, di vedere tante cose, ma alla fine è tutto molto più sottile, non so come dire. Quindi vedevo, però erano dei barlumi, quindi devo agganciarmi subito perché magari all'inizio devo abituarmi un pochino. Poi ogni tanto interveniva anche la parte mentale, ma ci sta quello perché è normale. Però è stato bello perché poi c'era sempre questo richiamo del mare è stato A cui bello, è sei stato legata, molto no? intenso. Sì, infatti mi manca tantissimo in questo periodo. Cioè, proprio entrare dentro il mare, fare delle lunghe nuotate, mi piacerebbe proprio immergermi completamente. Esatto. È stata un'esperienza che, insomma, ti ha cambiato, ti ha entusiasmato. Sì, sicuramente mi ha aiutato. Poi vabbè, io ogni tanto mi aspetto tanto da me, no? Spesso, quindi mi aspettavo di vedere un pochino di più a livello visivo, ma poi ognuno è diverso, quindi io magari percepisco un pochino di più anche a livello di sensazioni, a livello di sì, quello che sento nel corpo, però è stato davvero bello perché ho fatto un bel viaggio, mi sono scoperta anche da questo punto di vista qua. Avevamo dei macro temi da affrontare. Esatto, c'era tanto.
Sì, C'era ma davvero fatti tanto. analizzare la forma della nuvola di Zeus, come era la barba di Zeus, fatti, si poteva, ma sarebbe stato Sì. abbastanza inutile. Inutile, Ormai esatto. le interferenze teoriche le abbiamo capite, anche il pipistrello, che poi hai visto alla fine. Hai Sì, visto. l'ho percepito in qualche modo, cioè non l'ho visto, però l'ho percepito che era un qualcosa legato appunto ai pipistrelli, esatto, a qualcosa di alato. Svolazzante, Bravo. svolazzante. Che poi si attaccano, no, per leggenda ai capelli e in qualche modo era anche collegato al tuo incidente. Esatto, tra l'altro la ragazza che faceva questo lavoro, lei usava anche un pennello, quindi mi ricordava un po' quegli artigli lì, sì. Va bene, chiudo la registrazione.